Vai Nick. Sempre dritto Nick. Ciao a tutti, buonasera. Allora qui a destra, ciao, siamo a Pomigliano d'Arco e stasera si chiude la prima fase del rally per l'Italia. Tenete presente che abbiamo fatto 20.000 km in circa 2 mesi e mezzo. Io ho visto cittadini di tutte le regioni d'Italia. È stato un viaggio incredibile. Abbiamo incontrato imprenditori, associazioni, abbiamo incontrato il mondo della scuola, il mondo dei disoccupati, il mondo dei dipendenti, degli stabilimenti che stavano chiudendo, gli imprenditori disperati, ma anche i dipendenti di fabbriche che avevano preso i soldi degli italiani e poi se ne erano andati all'estero. E siamo partiti dalla Lombardia, siamo stati un paio di settimane in Lombardia, un paio di settimane in Veneto. E lì ho conosciuto tanta di quella gente che sta producendo una grossa parte del PIL del paese. Poi piano piano abbiamo iniziato a scendere, siamo andati verso le regioni del centro Italia, del sud, le isole. Ho visto dei posti che non conoscevo, ma soprattutto ho visto tantissime difficoltà. C'è tanta gente scoraggiata da questa dittatura dell'ottimismo per cui la disoccupazione giovanile sta calando secondo i TG e tutti si convincono tra i giovani di essere degli incapaci perché non sono in grado di agganciare questo momento di ripresa. Il PIL sta andando alla grande nelle celebrazioni dei TG e tutti pensano di essere loro degli incapaci come imprenditori perché non riescono ad agganciare la ripresa. Insomma, c'è un momento dell'Italia in cui i politici ti dicono che le cose vanno bene, ma io ho visto tanta gente che mi dice che le cose non vanno bene, che dobbiamo mettere mano a dei problemi che aspettiamo da 30 anni e che se non stiamo attenti questa volta la classe politica ci fa anche apparire come risolti, ci sta trasmettendo che ha risolto problemi che in realtà non ha mai affrontato e che non ha mai risolto. Mercoledì inizia l'ultima fase. Io nei prossimi 20 giorni vi chiedo il massimo impegno. Mercoledì sera sarò a Chieti e ricominciamo dai 20 in cui vi presenterò di nuovo i nostri candidati agli uninominali. Poi queste saranno le settimane in cui vi presenterò la squadra dei ministri. E il movimento sta andando verso le elezioni politiche del 4 marzo con una consapevolezza. I prossimi 20 giorni decidono i prossimi 10 anni. Adesso, per esempio, siamo nel traffico. Questo è il traffico per arrivare al nostro evento. Io conosco la mia città, non mi risulta che ci sia un locale o qualcosa. E sono anche molto emozionato perché questa è la mia gente. Sto andando ad incontrare i cittadini del mio territorio. Questo è il territorio che mi ha insegnato tante cose. Credevo che esistesse solo in Campania il problema della terra dei fuochi. E poi in questi anni ho scoperto che esisteva in ogni regione. Credevo che esistesse solo in questa terra un problema di disoccupazione giovanile così alta. Invece ci sono le periferie delle grandi città da nord a sud che hanno i livelli di disoccupazione giovanile di tante aree come questa qui. Questa è la terra che mi ha insegnato che bisogna combattere per ottenere qualsiasi cosa e siamo cresciuti qui insieme a tanti dei meetup del movimento, alcuni sono diventati miei colleghi parlamentari, altri sono entrati in regioni, in Europa, nei comuni. È successa una cosa fantastica, non solo ho visto un'Italia bellissima con degli italiani fantastici che hanno voglia di cambiare le cose, ma anche tutte quelle persone che avevo sostenuto nelle campagne elettorali in questi anni, nostri candidati sindaco, candidati presidenti di regione e così via, a un certo punto me li sono ritrovati tutti a sostenere me in questa campagna. Io ho fatto per 5 anni palchi con loro per farli entrare nelle istituzioni insieme ad Alessandro e tutti quanti gli altri e adesso succede che loro sostengono me, sostengono le liste del movimento. È molto importante quello che sta accadendo perché noi siamo una grande comunità e come tutte le comunità magari non siamo perfetti e dobbiamo convincerci anche Nick qui a destra, dobbiamo superare la polizia locale, noi siamo qui e magari c'è qualcuno che sbaglia, ma da noi avrete sempre una grande garanzia, chi sbaglia viene messo fuori, non lo facciamo ministro come hanno fatto con la Boschi o come hanno fatto con gli impresentabili di Berlusconi. E questa terra qui è la terra. Buonasera! La polizia locale di Pomigliano d'Arco. Qui, come adesso dove stiamo arrivando, c'è il palazzetto dello sport di Pomigliano d'Arco, dove si terrà il comizio conclusivo di questa fase del rally. E non ho mai fatto un comizio qui. Vi dico di cosa parlerò. Parleremo di sburocratizzazione, parleremo di crescita demografica, che è la crescita più importante che c'è. Vi parlerò anche di come renderci liberi,
donateci, fateci una donazione per questa campagna, per questo rally. dona.blogdellestelle.it l'indirizzo. Chi dona per il movimento sa benissimo che può esigere solo una cosa dal movimento: la realizzazione del programma elettorale. E questo ci ha sempre tenuto le mani libere e ci ha liberato dai condizionamenti, dalle grandi lobby, dai finanziamenti pubblici. Vi devo dire che nei prossimi 20 giorni io darò ancora di più, il massimo, come lo sta dando Alessandro, che non si ricandida ma sta facendo un altro tour al nord, e come daranno il massimo tutte queste persone che vedete qui. Vedete, queste sono tutte persone che stanno aspettando noi, è una cosa fantastica, guardate quanta gente che c'è, guardate quanta gente. Adesso credo che tra poco ci faranno scendere e cominceremo ad entrare, ma sembra di stare allo stadio per la gente che aspetta qua e che aspetta di entrare. È un numero pazzesco ed è una grandissima emozione poterli rivedere e riabbracciare tutti. Qui ci sono i miei amici di sempre, ma ci sono i miei concittadini che mi hanno sempre sostenuto. Poi queste povere persone, dovete pensare che si sono ritrovati Sgarbi paracadutato, candidato in questo collegio, e devono pure sopportarsi Sgarbi. Infatti gli chiederò scusa perché è colpa mia. Io mi posso candidare secondo le regole del movimento solo dove sono residente, e loro per sfidare me si devono venire a paracadutare nel mio collegio dove non sono residenti. Sgarbi l'hanno fatto assessore alla cultura, adesso in Sicilia, e adesso si viene a candidare per il Parlamento. Un'ultima cosa: dobbiamo sopravvivere a questi 20 giorni di campagna, quindi vi chiedo di farvi sempre una domanda rispetto a quelli che vi dicono che vogliono cambiare l'Italia. Perché non l'hanno cambiata quando la stavano governando? È molto importante questo concetto, altrimenti i programmi sono tutti uguali, gli slogan sono tutti belli, e magari c'è gente che è anche più brava a parlare di me. Ci sono persone che sono anche più capaci di noi a trasmettere i contenuti comunicativamente, ma la credibilità è quella che fa la differenza. Guardate quanta gente. Queste sono le persone che aspettano fuori, probabilmente più 5.000 collegati, 5.000 collegati più la gente che aspetta fuori e che non sanno se riusciranno ad entrare. Guarda che bello, bellissimi. Vai presidente, presidente, scendete. Fantastico, è incredibile. C'è un palazzetto dello sport pieno. Adesso stiamo entrando, mi seguite e vi faccio vedere quanta gente ci vuole bene. C'è una bella canzone che ha vinto Sanremo che si intitola "Non mi avete fatto niente". Possono attaccarci quanto vogliono, ma non ci fanno niente. Noi possiamo vincere queste elezioni e andare al governo. Io vi chiedo solo di starci vicino e di sostenere questo progetto. Di Maio, presidente, 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 i miei figli dalla Germania. Aspetta un attimo. Salve, presidente. Ciao Luigi. Ciao, ciao, ciao. Che quanto fa tornare a Pomigliano? Ma è un'emozione incredibile. Avete visto quante le famose? Siamo 700 persone fuori, 700 dei. Mamma mia, mi dispiace tanto. Della restituzione dei soldi da parte di alcuni parlamentari. Come vi ho detto, chi è che sta tirando? La polizia. Come vi ho già detto, chi sbaglia da noi paga, ma non permetteremo mai a nessuno di inficiare un modello di politica che è quello che facciamo noi, in cui abbiamo restituito decine di milioni di euro, e mi dispiace che non abbia mai fatto notizia che il movimento abbia restituito decine di milioni di euro di stipendi dimezzandoseli, e poi allo stesso tempo fa notizia che qualcuno potrebbe aver fatto il furbo. Beh, quel furbo da noi viene messo fuori. Non diventa ministro dei rapporti col Parlamento, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri come Marianna Boschi e le sue banche. Ricordiamocelo sempre questo. Grazie. Io devo fare tutte le verifiche del mondo perché fino all'ultimo centesimo lo spenderete fuori dal movimento. Senta, che Calenda dice che però se non siete capaci di. Sì, si è visto Calenda che ha fatto nella sua vita. Si è visto, la gestione dei soldi. Ciao, vai, vai. Siamo? Vai.
ci auguriamo che possa diventare il Presidente del Consiglio dell'Italia. Candidati dei collegi uninominali
quello di Acerra che comprende Pomigliano, perché qui il nostro candidato è Luigi Di Maio e dopo appunto si presenterà da sé. Allora chiamo il dottor Raffaele Mautone, che invece è candidato in questo collegio di nominale al Senato. Lui è di Marigliano, è un medico specialista in pediatria e malattie infettive, è dirigente medico da 27 anni all'ospedale Annunziata di Napoli e con lui abbiamo fatto una battaglia per salvare questo ospedale dallo smantellamento. Grazie dell'entusiasmo di tutti voi in questo bellissimo incontro di questa sera. Volevo porre soltanto una parte per il breve intervento che possiamo fare logicamente su quello che è il programma della sanità del movimento. Cercare di valorizzare il più possibile la sanità pubblica. Finora tutto quello che è stato fatto nelle ultime anni, soprattutto in Campania, è stato quello di distruggere le strutture pubbliche. E l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle. Il movimento si intenderà sicuramente per salvaguardare la sanità pubblica e soprattutto salvaguardare le persone più povere, quelle più indigenti, quelle che più hanno bisogno dell'aiuto di tutti noi. E ancora voglio dire un'altra cosa molto importante. Dovranno finire, cosiddetti viaggi della speranza, quelli che portano a noi, perché da noi ci sono le professionalità. Ci sono le... Alla Camera è un medico che si batte per una sanità che sia degna di questo nome, Silvana Nappi, medico anestesista. Buonasera a tutti, io sono orgogliosa far parte di questa squadra, nonostante la mia timidezza e nonostante il mio impegno nella vita quotidiana di professione proprio come medico, però in questo periodo mi sono preso un poco di ritaglio di tempo e voglio fare la politica che fa il Movimento 5 Stelle, tra la gente, con la gente, per la gente. Sono speranzosa quando vedo questa partecipazione e veramente vi chiedo di essere attivi anche voi, perché noi portiamo il verbo che è il programma del Movimento 5 Stelle, ma ci vuole l'aiuto di tutti e quindi vi ringrazio e vi saluto. Partecipata questa del Movimento 5 Stelle che si è aperto alla società civile e abbiamo raccolto questo appello importantissimo per creare e porre le fondamenta di un progetto di permanenza in questi territori rispetto a un fenomeno migratorio da queste aree, soprattutto nel mezzogiorno d'Italia. Lo facciamo dal mio fronte, che è il front office del disagio, quello di operatore del diritto, di avvocato che raccoglie tante istanze di giustizia e da difficoltà a difendere i diritti dei cittadini perché compressi, perché compromessi per troppo tempo, per un lunghissimo tempo. Da questo momento in avanti sui temi fondamentali, sull'uomo, sul valore uomo e sui diritti fondamentali dell'individuo è necessario un cambio di passo. Ci impegniamo in questo senso anche nell'ordine delle decisioni. Andiamo a casa una politica fallimentare che ci ha governato per 30 anni. Penso che il 4 marzo, prima di andare a votare, dobbiamo porci una sola domanda.
perché i politici che oggi vediamo nelle televisioni, sui giornali e nelle radio non hanno realizzato ciò che non hanno realizzato durante il loro governo, ciò che oggi promettono nei loro programmi elettorali. Questa è anche una domanda che dobbiamo porci. Ebbene, il Movimento 5 Stelle nasce con questo obiettivo, vale a dire proprio realizzare quelle condizioni economiche e sociali volte a migliorare la vita dei noi comuni cittadini. Per questo voglio dire soltanto a Luigi Di Maio che durante questa campagna elettorale il popolo italiano, l'Italia oveste laboriosa e al tuo fianco e fiducioso in questo grande cambiamento. Che Dio benedica il Movimento 5 Stelle. Grazie a voi. Piene di gente, perché questo è il segnale che
che la nostra Italia si è svegliata e si è svegliata da questo lungo sogno. E io con le mie competenze voglio portare quei diritti che la mala politica, la camorra ci ha negato e ci ha levato. E voglio portare alla luce quelli che sono i problemi del nostro paese. Quindi vi ringrazio di cuore e buona serata. Grazie. Stasera qui con noi ci sono anche tanti dei nostri candidati nei collegi futuri nominali. Vi chiedo di alzare la mano per salutare tutti, Concetta Giordano di Franca Maggiore, Yolanda Nestaccio di Arcona, Sergio Baccato di Volla e Vincenzo Presunto, non so se c'è qualcun altro. Grazie a tutti per essere qui. Io non ho ringraziato delle persone che oggi ci hanno onorato della loro presenza, lo faccio ringraziando i loro presidenti. Abbiamo qui diversi rappresentanti dell'Ente Nazionale Sordi, ringrazio la Presidente Mira Sepe e vi ringrazio per esserci vicini e per dirci di cosa hanno bisogno, che cosa noi possiamo fare per loro, perché questo la politica deve fare, prendersi carico dei problemi. E il Presidente dell'UIC, Mario Mirabile, con tanti dei suoi associati. Grazie, grazie per essere qui. Adesso voglio lasciare la parola a quella persona che credo di poter dire senza tema di smentita, con la certezza che siamo tutti d'accordo, ha onorato per 5 anni in Parlamento questa città e questa terra. Il più giovane vicepresidente della Camera, eppure una persona straordinariamente competente che ha dato i punti ai dinosauri della politica. Io ho avuto l'onore 5 anni fa di accompagnarlo a Roma il primo giorno in cui è entrato in Parlamento. Mi auguro che tutti mi guardavo dalla mia sedia, dal posto in cui ero seduto, e mi guardavo intorno e guardavo tanta gente che conosco. Voi siete la mia terra, siete il mio popolo, siete le persone che mi hanno insegnato tanto in questi anni con i loro problemi, le loro difficoltà. Rivedere tutti quelli con cui ho iniziato il mio percorso 5 anni fa in Parlamento, ma 10 anni fa per questa terra, è una grande conferma, un grande incoraggiamento. Non sottovalutate il valore della vostra presenza qui, perché rivedere i volti con cui ho iniziato tutto 10 anni fa significa non avervi deluso, e questo è un grande riconoscimento. Siamo la prima forza politica del paese, ma dobbiamo ancora fare 20 giorni di campagna.
e i prossimi 20 giorni valgono i prossimi 10 anni. Mettiamocelo bene in testa, perché nei prossimi 20 giorni si decidono i prossimi 10 anni dell'Italia e si decidono tutti insieme. Non potete pensare che sia solo sulle mie spalle o sulle spalle dei candidati che venite alle mie spalle. Non è così. Voi dovete pensare che ognuno di voi ha un ruolo fondamentale. Andare a parlare con gli altri concittadini, con gli altri cittadini di questa terra e non chiedergli il voto, ma fargli capire perché siete qui stasera. Raccontatevi il motivo per cui avete deciso di dedicare una sera al Movimento 5 Stelle, molti più giorni per quanto riguarda i nostri attivisti, per il lavoro che fate ogni giorno ai banchetti, per le strade con buon altinaggio. Spiegatevi che quando abbiamo creato il Movimento non lo abbiamo creato per votare un altro simbolo, lo abbiamo creato perché eravamo stanchi di votare e vedere sparire i nostri politici il giorno dopo le elezioni. È stato questo il motivo per cui è stato abbiamo proposto 20 punti per la qualità della vita degli italiani, il nostro programma. Ora, prima di parlarvi del programma, però, io voglio dirvi un'altra cosa. Nei prossimi 20 giorni tutti verranno a promettervi di voler cambiare le cose. Non esiste un programma brutto, io un programma brutto non ho mai letto. Avete mai letto un programma che voleva aumentarvi le tasse? Avete mai letto qualche programma, la legge Fornero, Jobs Act, la buona scuola? C'è mai stato scritto in qualche programma una legge del genere? Mai, mai, tutti questi anni non c'è questa figura, non lo fa. Quindi il punto qual è? È la credibilità. Noi possiamo leggerci un programma e prenderci il disturbo di leggerci un programma. Se chi viene a portarci quel programma in passato ha fatto quello che diceva, perché se è uno dei tanti che ha già governato per 20 anni, non chiedetevi come vuole cambiare l'Italia oggi, ma perché non l'ha cambiata mentre la stava governando. Sostenendoci con il consenso disinteressato.
interessato, ci avete sempre solo chiesto di realizzare il programma elettorale. Quando facevate delle donazioni per i nostri eventi, ci avete sempre solo chiesto di essere trasparenti e dimostrarvi quello che spendevamo come lo spendevamo. E quello che ha prodotto tutto questo non è una falsa politica del 5%, perché molto spesso ci trattano sempre come figli scemi della politica, no? Dicono, voi vi dovete prendere il vitalizio, se no come fate a fare politica? Dovete prendere i rimborsi elettorali, dovete fare le coalizioni, dovete fare le ammucchiate, però loro stanno sempre sotto di noi e noi siamo la prima forza politica del paese. Nulla è semplice, non avete di fronte persone perfette, ma da voi avrete sempre una garanzia, sempre. E adesso che avete individuato un candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri come un capo politico del movimento, continuerò a fare per il movimento quello che hanno fatto già Roberto e Beppe in tutti questi anni, assicurarvi che chi sbaglia qui dentro se ne va fuori, non lo facciamo ministro, come abbiamo fatto. Ora, che significa migliorare la qualità della vita degli italiani? È una grande sfida, ambiziosissima, lo dico col cuore perché è la più grande sfida che abbiamo deciso di accogliere. Migliorare la qualità della vita significa non venire qui a dirvi aumenterò di un punto percentuale il PIL o aumenterò di 10 punti l'occupazione o di 20 punti l'occupazione giovanile. Non è questo il punto. Io non sono venuto a dirvi che vogliamo aumentare dei indici, anche perché sta succedendo una cosa, tanta gente anche della campagna mi scrive, tanti giovani mi scrivono ogni giorno, ieri, e mi dicono, Luigi, ma il TG ogni giorno dice che la disoccupazione giovanile sta calando, ma vuoi vedere che sono rimasto l'unico a non trovare la politica, per come la stanno raccontando, per come si dice che le cose stanno andando bene, per come sta aumentando il lavoro, la ripresa. Pensateci, voi guardate ogni giorno un'informazione che vi dice la ripresa alla grande, l'occupazione generale aumenta, la disoccupazione giovanile cala, però poi di fronte a questa notizia vi dite ma la mia famiglia non sta meglio. Loro dicono che le cose vanno meglio, ma la mia famiglia non sta meglio. Mio figlio non ha trovato lavoro, mio padre è a rischio di perdere il lavoro, mio nonno non ha una pensione neanche per arrivare a fine mese. Perché questi continuano a dire che le cose vanno meglio? Perché semplicemente quegli indici non significano niente più. Io non so se lo sapete, ma questa è una cosa molto importante. Qui ci si sta convincendo che siamo noi incapaci e siamo noi incapaci di agganciare la ripresa economica. I giovani che mi scrivono mi dicono, senza ironia, sarò io incapace a non trovare lavoro, visto che adesso l'Italia è uscita dalla crisi e sta andando alla grande. Tanti padri di famiglia mi dicono, sono io che non sono in grado. Che il PG dice che tutti stanno trovando lavoro e sono io l'imprenditore che non sono in grado di agganciare la ripresa visto che il PIL cresce più dell'1%. Però poi io dico a queste persone, non vi fate convincere di questa idea avanzata, non entrate in quest'ottica, perché per esempio la disoccupazione giovanile si calcola tra chi cerca lavoro e chi trova lavoro. Chi non trova lavoro è il giovane disoccupato, ma se quel giovane se ne va all'estero o smette di cercare lavoro perché ha perso le speranze, esce dal calcolo, la disoccupazione giovanile cala. Quando vedete quei fenomeni a Roma che si vantano del calo della disoccupazione giovanile, si stanno vantando di decine di migliaia di giovani italiani che se ne vanno all'estero perché hanno perso tutte le speranze di trovare lavoro qui. La stessa cosa vale per l'occupazione generale, sono aumentati i contratti, le ore di lavoro. Hanno fatto una legge che si chiama Jobs Act che ha fatto in modo che oggi il 33% dei contratti interinali dura un giorno. Il 33% dei contratti interinali in Italia è un contratto di lavoro a un giorno. Andate a dire a quella gente che sta lavorando, quella gente sta cercando tutta la sua vita, cerca un lavoro ogni giorno e cerca di farsi rinnovare un contratto. Che cosa voglio dirvi con questo? Che ogni ora di lavoro che ti pagano con un voucher o un giorno di lavoro che ti pagano con un contratto interinale, nel calcolo dell'Istat vale una settimana di lavoro. Tu lavori un'ora e il calcolo è una settimana, così.
disoccupazione sale e si vantano anche di questi dati che stanno scoraggiando decine di migliaia di italiani che credono di essere diventati loro incapaci di agganciare quell'occasione. E lo stesso vale per il PIL, nel PIL c'è la Costituzione. Migliorare la qualità della vita degli italiani, prima di tutto lasciarli in pace, perché io ho tanta gente che incontro, dalla Lombardia alla Sicilia, mi dicono tutti, guardate, noi non vogliamo niente più dallo Stato, però ci dovete lasciare almeno in pace di poter vivere la nostra vita, con la nostra famiglia, la nostra impresa, i nostri dipendenti, ma anche chi non ha lavoro, mi dice, io non voglio niente, ma almeno non voglio subire un'umiliazione dal centro per l'impiego ogni volta che ci va, vorrei che mi si dicesse che il lavoro non c'è, non che venga preso in giro con garanzia giovane e con tutti quei meccanismi che hanno creato questi anni da parte dell'Italia elettorale. Che cosa significa lasciarli in pace? Fare la prima cosa che abbiamo messo in cima ai 20 punti del nostro programma. Noi non abbiamo messo 400 leggi da fare, ma 400 leggi da abolire. Io so che ci sono qui tanti, li vedo, che poi sono pugliaresi, vedo tanti professionisti, imprenditori, dipendenti di imprese private. Questa gente qui ha un problema ormai, che quando ha un problema non sa più neanche quale sia la legge che si rivolge a quel problema e l'ente che glielo deve risolvere. Passano gran parte dell'anno a scrivere scartoffie per lo Stato, che si chiama burocrazia, le mandano allo Stato per 100 giorni l'anno e poi per altri 60 giorni l'anno nella tua azienda, nel tuo studio professionale, nella tua impresa, viene lo Stato a chiederti quelle carte che tu avevi già mandato allo Stato e ti dico ma noi non potevamo leggerle tutte, quindi ti facciamo perdere altri 60 giorni per esibircele. Un paese civile è un paese che fa meno leggi, non che fa più leggi. È un paese come l'Italia che ha 187.000 leggi vigenti e ne aggiunge una nuova ogni due giorni e mezzo, non si può definire un paese civile perché ogni mezza giornata cambia la legge. Tu cerchi di capire che cosa c'è scritto, vai dal tuo avvocato, dal tuo professionista di fiducia e lui ti dice guarda ma stavo leggendo l'hanno già cambiato, ci vediamo domani e cerchiamo di capire se è cambiata qualche altra cosa. Questo abbiamo visto succedere tanto. Che cosa vi propongo io? Vi propongo l'elenco delle leggi da abolire. Fatecelo vedere. Il sito si chiama leggidaabolire.it. Da tutta Italia ci stanno segnalando leggi o inutili o leggi che stanno rendendo un inferno la vita degli italiani. Iniziamo a eliminare un po' di cose. Da dove cominciamo? Dalle leggi che dovevano combattere gli evasori e che invece stanno combattendo la gente onesta, quella che ha sempre pagato le tasse. Una serie di leggi in questi anni, come la legge sugli studi di settore, lo split payment, lo spesometro, lo redditometro, tutti strumenti che si diceva dovevano aumentare la lotta all'evasione, hanno solo reso una vita d'inferno a quella gente che si comportava correttamente, quella gente che pagava le tasse, a un certo punto non è riuscita più a fare tutte queste carte e ha deciso di chiudere, questo è successo in questi anni. Allora quando dobbiamo combattere gli evasori? Non li dobbiamo combattere con tutte queste scartoffie. Eliminiamo le scartoffie, eliminiamo pure gran parte dei controlli e facciamo una cosa, uniamo le banche dati della pubblica amministrazione. Io quando ho incrociato l'autorizzazione civile, camera di commercio, comune, regione, agenzia delle entrate, INPS, lo trovo subito il furbo che a 10 euro al mese che guadagna si è comprato la Ferrari. Ma proprio per questo non si è mai fatto, per non trovare grandi evasori. E ci si è accaduto sullo scontrino del commerciante o sull'osta dare al professionista. Poi è chiaro che la qualità della vita non passa solo per questo, però pensate un attimo a una cosa, io ho fatto questo progetto, non è campanilario, l'ho seguito per 3 anni da vicepresidente della Camera, sono stato anche al Parlamento inglese, a quello francese e a quello tedesco. Tutti stanno cercando di fermare il numero di leggi. C'è una cosa stupenda che si fa in Inghilterra. Ogni nuova legge che si fa, 3 vecchie vanno a abolire.
Ogni nuova legge che si fa è fatto di vieti di fare i richiami, comma 5 dell'articolo 6, decreto legge 7. Un paese civile è un paese che rende comprensibili le proprie leggi, e le leggi che sono tutti richiami alla legge, del comma, del paragrafo, è un paese che non è civile con una legge del genere. Cominciamo a introdurre anche noi questa regola, e soprattutto un'altra cosa. Ma voi vi siete mai chiesti che fine hanno fatto tutte le leggi da 1 milione di posti di lavoro che hanno fatto in questi anni? Quando le avranno fatte che dovevano creare 1 milione di posti di lavoro? Alla fine non le hanno create, ma qualcuno è andato a controllare il rendimento di quelle leggi? Nessuno l'ha controllato. Che cosa vogliamo fare noi? Fare un controllo sulle performance delle leggi. Quando si approva la legge dopo 2 anni, vengo da te e vedo quali sono stati gli obiettivi raggiunti. Se non sono stati raggiunti, aboliamo la legge. Io voglio fare in modo che la mattina chi crea lavoro, chi ha impresa, chi ha un esercizio commerciale, lavori per creare valore e lavoro, e non per lo Stato, le sue carte e la sua persecuzione che crea ogni giorno. Vogliamo invertire, si chiama inversione dell'onere del lavoro. Voi siete, per me, tutti onesti fino a prova contraria. Se c'è un furbo lo devo trovare io, Stato. Non siete tutti disonesti fino a prova contraria e dovete passare il tempo a fare monti per dire che siete onesti tutto l'anno, e poi se vi sfugge una delle 187.000 leggi, e allora si blocca tutto e vi arriva l'Agenzia delle Entrate e tutti gli altri soggetti che abbiamo conosciuto in questi anni. Solo questa è la qualità della vita, no? La qualità della vita è istruzione, sanità, lavoro, pensione. Questi temi qui non dobbiamo riformare. Noi semmai dobbiamo cominciare a rivedere qualche legge di queste che sono state fatte, la legge Fornero, la buona scuola, il Jobs Act, ce ne dobbiamo liberare il prima possibile. Noi non dobbiamo, guardate, non mi fraintendete, ma noi non dobbiamo riformare questi settori. Prima di tutto li dobbiamo finanziare, ci dobbiamo mettere i soldi delle nostre tasse. Noi paghiamo le tasse più alte di tutto il mondo industrializzato e abbiamo i servizi peggiori d'Europa. Non di più. Guardate, noi non paghiamo le tasse sulle imprese più alte d'Europa, di tutto il mondo industrializzato. Noi siamo quelli che hanno le tasse più alte. Dovremmo avere le strade lastricate d'oro per quello che paghiamo. Abbiamo i peggiori servizi possibili. Quando parliamo di sanità, ci dobbiamo mettere più soldi nella sanità, almeno per compensare l'invecchiamento della popolazione che continua a crescere, e quindi richiede più soldi alla sanità. Ma prima ancora di metterci soldi nella sanità, lo dico anche al dottor Maiore, che prima Antonio, che prima è intervenuto, voglio ricordare che prima di metterci un solo euro in più degli italiani, noi la sanità la dobbiamo slegare dalla politica. Basta con le nomine politiche della sanità. Accanto a un ospedale, accanto a un'azienda sanitaria locale, ci deve stare un manager che ringrazi un concorso e non un politico per stare lì. Quello è il nostro grande obiettivo. E questa è una riforma a costo zero. Non dobbiamo metterci soldi. Dobbiamo solo togliere qualcosa, togliere alla politica la possibilità di nominarsi suoi. Questa è una regione, lo sa Valeria Ciarabino, si è occupato tanto. In questi anni il consigliere c'era una regione che pagava 3 volte le stesse fatture come sanità, pagava 3 volte la stessa fattura di un'azienda. Poi andate a vedere come mai si potesse fare un errore del genere e scoprire che quell'azienda a cui veniva pagata 3 volte la stessa fattura aveva finanziato una campagna elettorale dell'assessore alla sanità che aveva nominato quel manager che aveva pagato 3 volte la stessa fattura. Io non credo all'incompetenza. Io di incompetenti in questi anni in Parlamento, ve lo dico con cuore, ne ho visti pochissimi. Pure Razzi, quando difende il suo vitalizio, più che come, conosce tutti i regolamenti per salvare il suo vitalizio. Quelle gente che studia quando pensa agli affari suoi, queste non sono persone incompetenti, sono persone che hanno sempre messo la loro competenza a servizio del male, a servizio dei loro interessi e a servizio di chi gli aveva dato i soldi negli anni per arrivare dove sta. Ed è per questo che il discorso dei soldi è sempre l'istruzione. Abbiamo visto in questi anni con la scuola, l'istruzione è un tema importante, ma io mi vengo a dire che dobbiamo fare un'altra riforma della scuola, secondo me. Cioè la scuola ora, nel giro di 15 anni, riforma Moratti, riforma Giardini, riforma Fioroni e buona scuola, che
I diritti essenziali secondo me sono tre. Prima di tutto che il tetto della scuola non cada sulla testa di mio figlio. Primo diritto. Secondo, che quando vado mio figlio a scuola, mio figlio non faccia lezioni in una classe di 30 studenti, una classe con l'aria gestibile, ingovernata. E poi, che quando vado mio figlio a scuola, il suo insegnante non cambia ogni 6 mesi, non cambia ogni anno, dobbiamo garantire un po' di continuità di dati. Per fare sta roba qua, ci servono soldi, degli stipendi degli insegnanti, per portarli almeno alla media europea degli stipendi di tutti gli altri insegnanti in Europa. Ci servono soldi per l'edilizia scolastica e soldi per il reclutamento degli insegnanti e per il tempo prolungato, perché noi stiamo mandando un sacco di insegnanti verso il nord Italia per una semplice ragione, perché nel nord c'è il tempo prolungato, al sud è sempre di meno, ma noi aiutiamo tutte le famiglie con il tempo prolungato, perché nessuno lavora più mezza giornata e ha sempre problemi a gestire poi i propri figli a casa. Ora voi mi direte, ma tutti questi soldi dove li puoi prendere? E questa è una domanda che si fa solo al Movimento 5 Stelle, perché gli altri, devo dire la verità, c'è uno che sta promettendo pure la batteria di mettere in omaggio e nessuno gli chiede mai, nessuno gli chiede mai di andare a prendere i soldi. Quindi va bene, non è un problema. Ma partiamo da un presupposto. Noi i soldi non solo sappiamo dove andare a prendere, ma siccome ci hanno sempre chiesto i soldi dove li prendete, i soldi dove li prendete, noi abbiamo fatto in modo di creare l'unico programma elettorale di questa campagna elettorale che ha tutte le coperture economiche individuali, fino all'ultimo euro. E per questo ringrazio anche tutti i giornalisti che in 5 anni ci hanno sempre chiesto dove prendete i soldi, perché a questo punto questa domanda non ce la dovranno più fare, oppure se ce la faranno in questa campagna sapremo dargli una risposta. Dove prendiamo i soldi? Io non so se ve l'ho mai raccontato, ma quando sono arrivato alla Camera dei Deputati, 5 anni fa, tenete presente che io volevo capire come vicepresidente della Camera quanto costasse il palazzo della Camera. E ho scoperto che per un bilancio di oltre 800 miliardi di euro, che è il bilancio dello Stato, un unico palazzo, la Camera dei Deputati, vi costava 1 miliardo di euro all'anno. Ora, un palazzo costava 1 miliardo di quegli 800 miliardi. Vi racconto questa cosa in micro, in modo tale da poterla poi raccontare in grande per il governo del Paese. La cosa che ha fatto, io sono qui avevo 26 anni, quindi mi stavano aspettando tutti all'altro quando sono stato eletto vicepresidente, perché io sedevo all'interno del consiglio di amministrazione della Camera, dove si decidevano i soldi vostri come si dovevano spendere. Io volevo sapere come stessero spendendo 1 miliardo di euro di soldi. E la risposta è stata, qui non si può tagliare niente, perché non si può tagliare che sono diritti acquisiti di spesa corrente, ci sono il rischio di corso per i contratti che facciamo saltare, quindi diventa un problema. Vabbè, fatemi vedere i bilanci. Guardando i bilanci ho scoperto che quella classe politica che aveva creato 13 milioni di italiani che non si possono più curare in Italia per difficoltà economiche, sono arrivati a 13 milioni, quella classe politica lì è quella classe politica che si faceva rimborsare da 300.000 euro all'anno le punture di insetti, le insolazioni, le malattie tropicali, gli incidenti per guida in stato d'ebbrezza e in ultimo c'era una piccola postilla, eventuali danni da sommosse popolari, perché lo sapevano che prima o poi qualcuno si sarebbe arrivato. 300.000 euro. 1 milione di euro all'anno per rimborsare i viaggi agli ex parlamentari. Ora io non so se sapete, ma almeno ai parlamentari carica che si rimborsano i viaggi, ma agli ex parlamentari, per esempio a Cirino Pomicino, perché per 20 anni gli abbiamo pagato 1 milione di euro di rimborsi spese se non l'abbiamo eletto a 20 anni? Come si spendevano 31 milioni di euro all'anno per gli affitti d'oro della Camera dei Deputati? Voi ne avrete sentito parlare, io ve ne ho parlato tanto, ho avuto modo tantissime volte di parlare. Gli affitti d'oro sono un simbolo, sono stati una scuola politica per me, perché 31 milioni di euro all'anno si spendevano per due palazzi, affittati ad un palazzinario, per quando ha firmato il contratto di affitto non possedeva palazzi. Allora io volevo capire come fosse possibile, no? Ho chiesto anche a dei professionisti per capire se esistesse questo istituto
la locazione senza la proprietà dell'immobile. Poi ho chiesto ai nostri funzionari della Camera e mi ha detto: no, bene, questi hanno dei contratti, noi glieli abbiamo fatti firmare, 31 milioni di euro all'anno per 20 anni, dal 98. Poi lui non possedeva i palazzi, ma con quel contratto ha firmato, è andato in banca, si è fatto il mutuo e ha comprato i palazzi. La voglio comprare pure io una casa adesso. La cosa bella di questa storia è che non solo non è possedendo, ma quando siamo arrivati noi 17 anni dopo abbiamo chiesto: scusate, possiamo far saltare questi contratti perché abbiamo gli immobili di nostra proprietà, non ci serve affittare queste due palazze. E la risposta in quel caso è stata: vede, la legge non ce lo consente, perché non solo non erano sui palazzi, ma poi ci saremmo permessi di fare un contratto senza clausola di decesso, quindi non possiamo neanche fargli saltare, la legge non ce lo consente. Ed è così che volevamo fregare questi neofiti della politica che erano arrivati lì. Ma la risposta fu: la legge la facciamo noi, avete tolto il diritto di andare in pensione alle persone, togliete pure il diritto a questi signori di avere dei contratti di affitto. Voi non ci crederete, non ci crederete, ma una notte del 23 dicembre 2013 scrivemmo tre righe per far saltare questi contratti, nessuno si accorse di cosa stava votando, votarono queste tre righe e abbiamo fatto saltare 31 milioni di euro di contratti di affitti d'oro. Ma la cosa importante e interessante è venuta il giorno dopo che abbiamo fatto saltare quei contratti, quando questo signore, questo palazzino, che dice: adesso non c'ho più 31 milioni di euro, cosa faccio? Pensavo se la volesse prendere con noi. Invece dice ai giornali: no, ma io so che il Movimento 5 Stelle è sempre stato coerente, è venuto qui per tagliare gli sprechi e l'ho fatto. Io ce l'ho con tutti gli altri partiti, perché è vero che io davo 31 milioni di euro all'anno di affitti d'oro alla Camera dei Deputati, è vero che li prendevo, è vero che gli italiani mi davano tutti quei soldi, ma io ad ogni campagna elettorale pagavo la campagna elettorale a tutti i partiti che mi avevano fatto avere 31 milioni di euro, e se non erano soldi erano assunzioni degli amici che loro mi mandavano. Infatti non riuscivo a capire come mai quell'azienda stesse sotto sopra nonostante prendesse tutti quei soldi ogni anno, e non capivo. Ma quello che più si evince da questi episodi è che prima di parlarvi di tagli degli sprechi, io vi devo dire che dobbiamo fare gli anticorpi, perché chi si è nutrito di questi sprechi in tutti questi anni può anche venirci a dire che li vuole tagliare, ma non riuscirà mai a tagliare perché se ne nutre. È come il tema degli enti inutili, è come il tema del business dell'immigrazione. Questi problemi non si risolveranno mai finché al governo ci sarà una forza politica che prende i soldi da quelli che speculano sull'immigrazione, sugli enti inutili, che li iniziano come controllo vici. Pensateci mai, ci hanno fatto scannare sui migranti per 30 anni in questo paese, negli ultimi 10 soprattutto. Tutti a casa, prendiamoli tutti e mettiamoli a casa loro. Mentre ci dicevano tutta questa roba, utilizzavano cooperative, alberghi, associazioni per fare business, non tutte, però sappiamo bene come funziona. 30 giorni prima, 10 giorni prima che 50 disperati vengano assegnati ad un edificio, c'è già un palazzinaro pronto con l'edificio e uno che ha già creato una cooperativa. 38 euro al giorno per fare 5 miliardi di euro all'anno di vostre tasse che si utilizzano per l'accoglienza, non finiscono nelle tasche dei migranti, finiscono nelle tasche di una cooperativa, di un'associazione o di un albergo che poi in alcuni casi ha finanziato la campagna elettorale del PD e del centrodestra che stava al governo e non risolveva il problema dell'immigrazione perché quelli ci dovevano fare soldi. Io non vi dico che il tema dell'immigrazione è un tema semplice da risolvere. Ci sono però due cose da fare. Uno, capire che siamo in Europa. E se siamo in Europa significa che io non posso accettare che i paesi dell'est Europa, Polonia, Ungheria, Bulgaria, mi vengano a dire: no, noi migranti dell'Italia non li accettiamo, non li vogliamo prendere, non vogliamo accoglierli per noi. Va bene, allora noi non li mandiamo più i fondi europei, visto che 20 miliardi li mettiamo noi come italiani, i fondi europei per questi. E secondo, se vogliamo aiutare veramente a risolvere questo problema e questo fenomeno, dobbiamo metterci in testa che quando arriva una persona qui da un altro paese dobbiamo impiegare 2 mesi per capire se può stare qui o deve tornare a casa, non possiamo impiegare 2 anni perché è così che si è creato il business. Dobbiamo potenziare le commissioni territoriali.
vogliamo, ma chi viene da zone di difficoltà economica, quelle zone, più che altro, facciamoci dei progetti di cooperazione allo sviluppo con i 5 miliardi che spendiamo nell'accoglienza qui. In cambio però chiediamo a quei paesi, noi vi facciamo progetti di cooperazione allo sviluppo, vi facciamo progetti sul vostro ospedale, sulle vostre scuole. Voi però ci firmate un trattato per cui ogni volta che un vostro concittadino arriva in Italia, noi lo possiamo rimpatriare nel vostro paese, che è in condizioni migliori perché abbiamo investito in cooperazione allo sviluppo. E così possiamo far rientrare di chi non ci può stare. Come allo stesso tempo, il lavoro è il grande tema della nostra terra. Giovanile o meno, perché c'è tanta gente che lo prende a 50 anni, 60 anni e ha serie di difficoltà per trovare lavoro. Guardate che noi abbiamo commissionato tanti studi in questi anni per capire il lavoro come stia cambiando, che cosa sta cambiando nel lavoro. Nei prossimi 7 anni il 60% dei lavori, come li conoscete, si trasformerà. È una cosa importante, ma non ne dovete aver paura. Significa che il 60% dei lavori, come li conosciamo, semplicemente diventerà una cosa nuova. E ciò comporterà che alcune persone perderanno il posto di lavoro e altre dovranno essere reinserite lavorativamente. Per fare questo però, io devo avere un progetto serio con centri per l'impiego e con uno strumento di sostegno al reddito che si chiama reddito di cittadinanza, che consenta a mio figlio che perde il posto di lavoro, a mio padre che perde il posto di lavoro, di essere preso per mano dallo Stato, di proporgli un progetto di riqualificazione per i lavori che servono in questo momento, e poi lo Stato gli fa tre proposte di lavoro, se ne accetta bene. Lavoro, se non ne accetta perde il reddito che gli stavamo dando di sostegno mentre si formava. Ma mentre io ti do il reddito di cittadinanza, tu mi devi dare 8 ore di lavoro gratuito per il tuo comune ogni settimana. Significa che anche il sindaco di questa città avrà a disposizione tutti i disoccupati del suo comune per 8 ore gratuite a settimana per i servizi comunali, così potrà abbassare le tasse comunali perché avrà bisogno di mettere meno soldi nella gestione dei servizi. Questo è il progetto. Ma allo stesso tempo il tema non riguarda solo chi cerca lavoro. Voi se andate ad una mensa dei poveri oggi trovate il 70% degli italiani che ci va che è pensionato. I nuovi poveri sono i pensionati, soprattutto i pensionati minimi. I pensionati minimi oggi in Italia hanno una pensione sotto la soglia di povertà. Siamo in Europa, l'Eurostat ci dice che la soglia di povertà è 780 euro al mese e noi diamo pensioni minime sotto i 780 euro al mese. Cioè dopo 40 anni di lavoro io non posso avere neanche una pensione minima che mi consente di arrivare alla fine del mese. Bisogna fare una cosa, portare tutte le pensioni minime sopra la soglia di povertà. Tutto sto giochetto qua che vi ho detto, costa 17 miliardi di euro il primo anno, 14 il secondo e molto di meno il terzo perché reinseriamo lavorativamente le persone. Lo stesso anno in cui ci hanno detto che i soldi non c'erano, hanno dato 20 miliardi di euro di costi sociali alle banche e 20 miliardi di euro di giovani. Quindi non c'è niente a raccontare che i soldi non c'erano. Per aiutare a tornare a lavoro coloro che se ne sono andati all'estero che stanno in depressione. Tutti si preoccupano della crescita economica, nessuno vi parla mai di crescita demografica. Siamo l'ultimo paese che fa figli in Europa, l'ultimo. Se continuiamo così nel 2050 saremo il terzo paese più anziano del mondo e non potremo pagare pensioni, sanità, istruzione, non potremo pagare niente più. Io considero di un razzismo infinito il discorso, vabbè, gli italiani non fanno figli, allora dobbiamo importare gli immigrati per fare i figli. È un concetto assurdo, gli immigrati non sono persone che andiamo qui per fare figli. Se li portiamo qui perché dobbiamo salvare la zona di guerra, non è che li portiamo qui a fare figli per compensare gli italiani, anche perché non mi risulta che la Francia, primo paese in Europa che fa figli, ha più voglia di fare la cura di noi. Guarda, quanto i francesi. E infatti nel 2015 c'è stato uno studio che chiariva che l'Italia è il primo paese per voglia di fare figli in Europa, ma l'ultimo che li fa. Allora sono andato a vedere in Francia che cosa accade. In Francia quando ti nasce un figlio, fino al terzo figlio, lo Stato ti paga pallolini, babysitter, asili nido, una corsia preferenziale con lo Stato, che ti dà la pubblica amministrazione e ti dà
intanto un assegno di istruzione, no? I figli sono nati da voi, ma permettete che io quando faccio questo atto d'amore e metto a mano un figlio debba sapere che lo Stato è dalla mia parte quando nasce. Lo Stato è dalla mia parte se perde il lavoro con reddito di cittadinanza ed è dalla mia parte quando vado in pensione per darmi una pensione dignitosa. È un altro concetto di Stato rispetto a quello che abbiamo adesso. E questo concetto di Stato, se veramente noi lo vogliamo realizzare qui in Italia, dobbiamo cominciare a dire che i soldi si prendono da dove non serve e si mettono su questi progetti qui per migliorare la qualità della vita degli italiani. E lo stesso vale per l'ambiente. Ho visto che prima c'erano degli amici di Acerra. Io porto molto a cuore il tema della terra del fuoco, del vicinatore, di tutto quello che è successo in questi anni qui. Con Salvatore Vicino, grazie a lui, siamo riusciti ad approvare una legge che si chiama legge degli ecoreati, che finalmente manda in galera fino a 15 anni chi compie un reato ambientale. Però anche lì ci dobbiamo mettere i soldi nella videosorveglianza, nel pattugliamento, se no ma dove prendi quello da mandare per 15 anni in galera? E allora perdonatemi su questo. Abbiamo fatto il reato, abbiamo istituito i reati, abbiamo dato i reati alle procure, però abbiamo poi dato i soldi alla polizia per fare i pattugliamenti, i soldi ai comuni per fare la videosorveglianza. E l'anno in cui avevamo approvato la legge sugli ecoreati, noi speravamo di poter dalla regione avviare tutte queste cose, perché molti di questi strumenti sono regionali per risolvere il problema del controllo del territorio di chi inquina e quindi riuscire ad affrontare e perseguire chi delinque nei reati ambientali. Poi avete letto De Luca, io non so che fare, dopo che avete fatto quello, dal giorno dopo diventa un problema. Avete, abbiamo, nel senso che la regione Campania è colui, il quale, perdonatemi, ma passa il tempo a criticare me, questo governatore, sul fatto che io ho fatto dei lavori umili come il cameriere, come lo steward allo Stato di San Paolo e così via. Non
Unione Europea. Io li ringrazio per quello che hanno fatto in questi anni, soprattutto quelli del sud che sono dei supereroi a tenere aperte le imprese e delle condizioni per quelli dei territori del sud, ai professionisti che sopravvivono a Caciucra, che è quella dei tribunali del sud, delle pubbliche amministrazioni del sud. Però adesso andiamo a quei tavoli e diciamogli una cosa: noi siamo fondatori dell'Unione Europea, siamo la seconda forza manifatturiera, ma soprattutto vi diamo 20 miliardi di euro a voi Unione Europea come italiani ogni anno e ce ne rientrano soltanto 12 fondi europei. O ci ascoltate, o proteggete le nostre imprese, i loro dipendenti, oppure una parte di quei 20 miliardi ce li teniamo e li diamo alle imprese, alle categorie che avete danneggiato in questi anni. Nessuno mai ha avuto il coraggio di farlo e non hanno mai avuto il coraggio di farlo in Italia, ma gli altri paesi europei invece questo coraggio l'hanno avuto e infatti ne hanno ottenuto i risultati. Io sono molto fiducioso per quello che deve succedere nei prossimi, al termine dei prossimi 20 giorni. Ve lo dico perché sto vedendo dei segnali molto importanti, anche di tutte le persone che si stanno avvicinando. Io avevo fatto un appello pubblico dicendo: forse triplicheremo il numero dei parlamentari, potremmo decidere di mettere i nostri soltanto, e invece abbiamo deciso di aprire alle migliori energie e professionalità del territorio. E sono arrivate queste persone. Ma non era una cosa scontata. Voi pensate quello che hanno fatto a Corriente Aperte per aver detto che votavano per me. L'hanno denunciata alla CICOM, l'aveva detta a Radio 1, ha detto: no, io simpatizzo per Di Maio per il Movimento 5 Stelle e voto per loro. E quindi la denuncia proprio per il patrimonio del mondo. Figuriamoci se si spaventa per un paio di parlamentari più umili che la denunciano. Però in quell'atto c'è un concetto, è unirne uno per educarne 100 e fare in modo che nessuno ci debba mai mettere la faccia col movimento, se è importante, perché poi il rischio è che contagi tanta altra gente. Io vi dico che a questo giro si sono avvicinate tante conferenze, tantissime persone, e con noi, oltre alle professionalità che vedete qui dietro e che ringrazio, con noi si capita di nuovo il comandante Gregorio De Falco, del caso Costa Concordia, ve lo ricorderete, si capita Gianluigi Maradona, che è la gabbia sulla sesta canale, si capita il presidente nazionale dell'associazione che riunisce tutte le associazioni di disabili in Italia, Vincenzo Zoccano, che si capita con noi a Trieste, il presidente del Forum delle associazioni per la disabilità, si capita con noi Emilio Carelli, che è il fondatore di Digicom, Sky24, giornalisti come Primo De Nicola, che con le sue inchieste fece dimettere il Presidente della Repubblica Giovanni Leone, che tutti conosciamo per quello che è successo. Beh, io sono molto orgoglioso della squadra che abbiamo, ma non vi vengo a proporre superuomini, non vi vengo a proporre esseri soprannaturali. Io vi vengo a dire che tutte queste persone, inclusi i candidati dei primi nominati, dovranno sottostare a delle regole ben chiare. La prima regola è la regola dei due mandati. Da noi non puoi fare politica finita. Da noi hai due occasioni per cambiare le cose. Se sei bravo passi alla storia, se non sei bravo passi testimone, perché le istituzioni sono fatte per lavorare per quelli fuori, non per quelli lì. Per far sapere quelli fuori, non per quelli lì. Voi direte che è una norma che crea problemi perché quelli capaci. Io ne ho conosciuti tanti di capaci che iniziavano con le migliori intenzioni e poi alla fine per stare lì dentro 30 anni e per voler restare lì dentro 30 anni hanno disposto a fare carte false. E poi c'è un'altra regola importante, che è quella del cambio di casacca, che è molto importante. Questa è stata la legislatura in cui ogni 3 giorni c'era un parlamentare che cambiava casacca. E grazie a questi cambi di casacca sono state votate la legge Fornero, il Jobs Act, la buona scuola. Il cambio di casacca non è un problema etico, perché figuriamoci se parlare di etica con quella gente valga qualcosa. Il vero tema è che chi cambia casacca fa danni, e allora per noi chi entra in Parlamento con i gialli vuole passare con i rossi se ne torna a casa, non si vende al miglior offerto. Per l'altra regola con cui vorrei concludere è la regola della residenza. Da noi ti devi candidare come sei residente, perché devi conoscere il territorio. Ora io vi devo chiedere scusa, perché per colpa mia, siccome io mi posso candidare solo qua, per sfidare me hanno paracadutato questo signore.
Simone Sgarbi. Quando lo incontrate, offritegli un caffè, fatemi un sorriso, perché questa gente si tratta del sorriso e con la nostra proverbiale accoglienza, e con la mia madre che ha fatto nessuno, e la comune che vedremo a lui. Mi raccomando, mi raccomando. Queste persone qui si trattano col sorriso, con la felicità, così si fa. Però questa regola è importante, perché io vi dico la verità, ovunque sono andati in Italia ho trovato candidato alla prossima. A Bolzano, a Siracusa, hanno candidato ovunque tranne ad Arezzo dove aveva combinato il macello dell'Italia. Da dove questa cosa non è possibile. Ti candidi dove sei residente e là devi essere residente. È un concetto importante perché chi verrà eletto, anche i candidati che sono qui, come quelli dietro di me, rappresenterà questo territorio in Parlamento e porterà i problemi del Parlamento, del Parlamento di questo territorio. Quelli paracadutati il giorno dopo non li vedrete più, anche perché non conoscono nulla di questa terra, dei nostri problemi e delle nostre tradizioni. Ed è questo anche che mi preoccupa quando vedo uno paracadutato da un'altra. Insomma, 20 giorni, noi siamo la prima forza politica del paese e gli altri ci stanno inseguendo. Da qualche giorno sentite Renzi Berlusconi dire che se non c'è la maggioranza si torna a votare. E questo concetto lo vedrete ripetuto molto spesso nei prossimi giorni, per una semplice ragione. Loro avevano fatto una legge elettorale contro di noi per potersi mettere insieme il giorno dopo le elezioni. Ma se andate a vedere i numeri adesso, scoprite che Renzi più Berlusconi non fanno più il 51%, perché Renzi sta crollando al 20% e Berlusconi ha un partito del 15%, del 16%. Questo che cosa significa? La prossima legislatura, la 18ª che inizia dal 4 marzo, noi probabilmente saremo la prima forza politica. Vedremo con quale consenso lo deciderete voi, ma una cosa è certa. O si passa da noi per fare un governo o si torna alle elezioni. Loro in giugno non lo possono fare più. E più farete crescere il nostro consenso, più noi potremo governare da soli. Non basta, non serve molto, eh? Noi se raggiungiamo il 35% che abbiamo raggiunto in Sicilia 3 mesi fa, nelle peggiori condizioni politiche, perché quello che ho visto in Sicilia non l'ho mai visto da nessuna parte, c'era uno candidato che era in galera e che ha preso più preferenze del nostro candidato. Guardate, io ho visto delle cose assurde durante la campagna e nonostante questo abbiamo raggiunto il 35%. Quel numero è un numero molto vicino alla maggioranza assoluta dei seggi. Quindi noi abbiamo bisogno di un consenso, ma soprattutto dobbiamo credere nel fatto che nessun numero sia impossibile che non sia alla nostra portata. Io vi chiedo di pensare in grande nei prossimi 20 giorni, perché possiamo andare veramente al governo del paese e fare quelle cose che aspettiamo da 30 anni. Quello che vi chiedo è di andare da più cittadini possibili nei prossimi 20 giorni e chiedervi di partecipare, scegliere, cambiare.